Santino. Salutammo. Tu qui non ci devi venire. E bravo Bellino. Ci siamo fatti i piccioli. Ce ne siamo acchianati. Abbiamo fatto fortuna. Ti sei sistemato proprio bene. E Nina? Come sta Nina? Sta bene. Ma che tiene? Sei bianco come la faccia di un cadavere. Sudi. Come a chiedi che tengo la coscienza sporca, perché? Io a voi non vi voglio più vedere, non ci dovevi venire qua. Stai a parlare. Ma fammi vedere. È della bambina, lascialo stare. Che mi devi dire? Avanti. Tu lo sai che Renzino è tornato in Italia. Renzino? E chi sarebbe? Ma come? Non ti ricordi? Il figlio di Carmelo De Bera, quello che faceva tremare mezza Sicilia. Adesso si è fatto grande. È diventato un uomo. Adesso tutti lo chiamano Lorenzo Ribera. Un professore. Ma prima, quando stavamo tutti giù dalle parti nostre, lui Renzino era. Te lo ricordi? Va bene, è tornato. E allora, perché lo viene a raccontare proprio a me? Perché adesso mi dici che voleva da te o che volevi tu da lui. Che cosa è venuto a fare in Italia? E cosa vi siete detti dentro quella macchina? Ah, belline! Lui vuole certe fotografie, vuole. Quale fotografie? Ah? Non lo so, roba vecchia. Foto della sua famiglia. Un rullino che tenevo qui da qualche parte. T'ho offerto soldi. Ma che soldi? Ma che cosa ti viene in mente? Te l'ho detto, roba di famiglia. Non ti ho offerto soldi. 400 milioni. Tanto te le paga la fotografia. Allora, roba grossa, roba importante, ah? Dalla a me questa fotografia, che è meglio per te. Magari Brendo ci vuole dare un'occhiata, così, per curiosità. No, ma tu... Avanti, dammela, dove la tieni? Ma che te ne fai tu? Che se ne fa, Breno? Non forza, posso. Forza, vallo a prendere, Bellini. Ma... Guarda che ti conviene. Ci siamo capiti, ti conviene. Non so neanche dove l'ho messo. Vallo a prendere! Sa dove sono. Vattenne, Santino, vattenne! Stavolta non mi ferma nessuno. Stavolta non mi faccio fregare da voi. Mi bastano 2 giorni, Santino, 2 giorni. E poi piglionina e i bambini e me ne vado. Tu stammi lontano, Santino. Sì, ma Santino, tu stai calmo, però. Stammi lontano per 2 giorni e di Bellini non sentirete mai più parlare, ve lo giuro. Io sono amico tuo, ci parlo io con Brendo, calmati. Questo è l'affare della mia vita. Voi non potete portarmelo via. Sta tranquillo che ci penso io. Dammi l'assegno. Quell'assegno? Sì, mettilo in terra. Ecco. E ora, vattene via.